Buongiorno a tutti, permettetemi di ringraziare i ragazzi prima, perché dico sempre che sono le persone più importanti della scuola, quindi comincio con loro. Ecco, grazie di aver raccolto questo invito e grazie anche ai vostri insegnanti che vi hanno accompagnato e hanno ritenuto appunto importante accompagnarvi. E grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti e grazie all'ANPI Sette Martiri, rappresentata qui dal dottor Placella, a cui poi darò la parola, e agli artisti, ce ne sono presenti due in questo momento e poi ci illustreranno qualcosa, e grazie anche al professor Martini in qualità non solo di docente di questa scuola, ma presidente della municipalità di Venezia Centro Storico. Diamo inizio, ecco, questo è il momento ufficiale di inaugurazione di questa mostra che l'ANPI ha voluto realizzare nel nostro chiostro, e noi siamo orgogliosi di dare ospitalità a questo momento importante che unisce arte e impegno civile, e ci sembrava che la nostra scuola potesse essere davvero il luogo più adeguato per ospitare questa manifestazione. Come vi spiegheranno poi appunto il dottor Placella, come vi spiegheranno meglio gli artisti, e questa manifestazione, che è una manifestazione itinerante che dura un anno, vuole ricordare il 25 aprile come data della liberazione, e riportarla tutto l'anno, quindi riportarla ogni 25 di mese, significa anche tenere vivo il ricordo degli ideali che hanno portato alla liberazione dal fascismo. Ricordiamola questa cosa, perché è vero che gli anni passano, ma è vero che questi ideali invece non devono morire, e il ricordo di chi ha pagato anche con la vita per arrivare a liberarci, ecco, è bene che sia tenuto vivo. E io ho visitato la mostra prima, ecco, voglio dirvi questo, è estremamente significativa, estremamente importante, ci sono alcune cose che hanno sicuramente l'effetto anche di un pugno nello stomaco, ed è giusto che sia così, perché l'arte deve colpire, no? Deve colpire l'immaginazione, deve colpire le coscienze, deve farci riflettere. E loro vogliono proprio questo, che noi riflettiamo su questa cosa. Ci sono alcune immagini, alcune parole anche, perché ci sono i testi che accompagnano le opere, che sono convinta vi rimarranno dentro. Ecco, a me sono rimaste dentro. E sarà importante poi poter riprendere queste riflessioni anche in classe con la guida degli insegnanti, e tenere la nostra sensibilità sempre viva. Proprio dovremmo avere uno strato superficiale della pelle che ci faccia cogliere in anticipo, no? Quasi come una scossa elettrica, tutto quello che può generare nuovamente certi incubi, no? Ecco, tutto quello che può anche soltanto lontanamente ricordarci quegli anni, ricordarci il fascismo, ricordarci la perdita della libertà, ricordarci l'odio l'uno contro l'altro, il rifiuto di qualcuno, l'emarginazione, ecco, tutte queste cose dovrebbero veramente suscitarci un moto di pelle prima ancora che di testa. E la riflessione aiuta poi a rielaborare appunto queste cose, e anche l'aiuto
degli esperti, di chi ci guida appunto in questa riflessione, in modo che su certi argomenti non ragioniamo con la pancia, ma ragioniamo con la testa. Io devo ringraziare molto, la municipalità ringrazia molto questa scuola e la dirigente, perché cioè aprire alla città un momento di riflessione così duro, pesante, importante come quello che c'è qui adesso, oggi, in questi giorni in chiostro, è una cosa importante per il momento in cui che stiamo vivendo, ed è importante perché sia rivolto innanzitutto a voi, che del resto in classe, no, ci ricevete qualche input in questo senso. Abbiamo più volte parlato di temi che riguardano fascismo, liberazione, accoglienza. Ringrazio perché è una presenza che in città si fa sentire, e non solo in città, sempre più forte, non solo come testimonianza di memoria, ma anche come presente di lotta, di presenza di contrasto a quello che sta accadendo in città e in Italia, in Europa. Insomma, sono movimenti molto molto preoccupanti, che richiamano moltissimo appunto a quello che ha questo paese, l'Europa e il mondo ha vissuto qualche decina di anni fa, e quindi per questo ringrazio queste due istituzioni. Ringrazio gli artisti, perché gli artisti vi hanno proposto e vi proporranno appunto qualcosa di veramente che trasmette, come ha detto la preside, questo pugno sullo stomaco, ma anche è arte, se posso permettermi, è arte concettuale, giusto? E qui abbiamo avuto qualche anno fa un docente che mi ha introdotto all'arte concettuale, altrimenti io non capivo niente, insomma, come del resto non capisco ancora adesso. Però questo docente si chiamava Maurizio Cosua, e Maurizio Cosua era un artista che appunto abituava gli studenti a vedere un po' più in là rispetto a quello che è l'oggetto artistico, e un po' più in là dovrete vedere guardando appunto le opere che sono esposte in chiostro, che sono davvero importanti, alcune di grande effetto, come i due artisti, quelle presentate dai due artisti presenti, che vi prego di tampinare poi con domande, perché sarete voi che domani farete le cose che hanno fatto loro. Io devo ringraziare innanzitutto la preside, ecco, perché come sottolineava il professor Martini, non è facile, anzi è sempre più difficile in questa città ottenere degli spazi per poter entrare in rapporto e comunicare con la cittadinanza, con i giovani e con i meno giovani. Quindi è un momento fondamentale, ringraziamento. Ovviamente il Presidente della Municipalità è sempre stato dalla nostra parte, ci ha sempre sostenuto, questo per rispetto alla nostra istituzione, alla nostra associazione, che è l'Associazione dei Partigiani d'Italia. Noi siamo la sezione di Venezia, l'Associazione dei Partigiani d'Italia, che è nata nel 1945, è stata fondata nel 1945, radunava prima i partigiani che avevano combattuto la lotta di liberazione. Successivamente, poi nel 2006, siccome l'età avanzava e piano piano i protagonisti ci lasciavano, questa associazione è stata aperta anche a tutti i soggetti di qualsiasi età, dai 16 anni fino a salire in su, che avessero la convinzione di dover contrastare ogni idea che richiamasse la rinascita del fascismo. Quindi, come veniva accennato prima, noi vediamo che in questa nostra attualità queste idee che vengono così in qualche modo presentate come delle idee alternative alle idee democratiche, invece non sono la stessa cosa, sono di un'altra categoria. Queste idee sono della categoria dell'oppressione e del rigetto della libertà di pensiero, mentre la nostra democrazia, la nostra Costituzione si fonda sulla libertà di ognuno di esprimere il proprio pensiero e anche il proprio dissenso nei confronti del pensiero di un altro.
E il fascismo fondamentalmente non vuole il dissenso, il fascismo vuole l'unico pensiero unico, e quindi chiunque manifesti una diversità anche solo di pensiero, di opinione, oltre che una diversità per esempio di religione, una diversità di colore della pelle, viene visto come un eversore, laddove, se mi permettete, gli eversori dei fondamenti della nostra Repubblica sono proprio i fascisti, perché la nostra Repubblica è fondata su una Costituzione che si basa su idee che sono l'opposto di quelle che erano, vigevano nel ventennio fascista, e che la lotta di liberazione ha abbattuto. Quindi richiamarsi a quelle leggi significa rinnegare tutti i fondamenti della nostra Repubblica. Quindi l'ANPI si fa come obiettivi a quello di diffondere l'antifascismo come idea di contrasto a delle ideologie non liberali, antiliberali, e nello stesso tempo di diffondere il significato della Costituzione italiana, che è nata proprio dalla lotta di liberazione. Infatti il 25 aprile, a mio parere, oltre ad essere il giorno in cui si ricorda i festeggiamenti per la fine di quella oppressione, di quel regime, ricordate che i fascisti alleati dei nazisti avevano continuato la guerra contro altri italiani che volevano ristabilire una situazione di libertà, in quel giorno è cominciata anche la rifondazione di questa nostra Repubblica su altre basi. Quindi il 25 aprile richiama questo. E quindi vengo al perché l'ANPI in questa mostra è in qualche modo intersecato il percorso del gruppo Coinè, che è un gruppo legato all'associazione partigiani di Dongo in Lombardia. Dongo è il luogo dove fu catturato e ucciso Mussolini, e quindi è un luogo di grandissimo significato nella storia più recente del nostro paese. Noi abbiamo fatto qualche cosa di simile, loro per tutto l'anno hanno ripetuto nel 2018, e quindi concluderanno adesso il 25 aprile, il percorso di richiamo con le loro opere in vari luoghi d'Italia. Sono andati persino a Riace, sono andati a Cagliari, ecco, a riproporre questi ideali di quel giorno. Noi abbiamo fatto qualche cosa di simile come ANPI a Venezia, prendendo a spunto la data del 27 gennaio. Il 27 gennaio è il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa sovietica hanno sfondato i cancelli di Auschwitz e hanno messo il mondo intero di fronte a quell'abominio che erano i campi di concentramento. Ecco, quindi in questi due giorni ci sono stati due momenti di liberazione. Nel 25 aprile c'è stata la liberazione dall'oppressione fascista, il 27 gennaio c'è stata la liberazione di tutti i perseguitati che erano reclusi nei campi di sterminio. Allora noi abbiamo in qualche modo voluto collegare queste due cose, che entrambe fanno leva sul valore della memoria. La memoria che però non è semplicemente, ecco, la celebrazione di un'apoteosi della liberazione o la celebrazione di un giorno di cordoglio per la Shoah. È l'invito a osservare con attenzione quello che è successo e prendersi la responsabilità di dire che oggi forse ci sono dei segni che possono indicare che qualcosa si sta riproponendo. Ecco, ci sono delle opere che in qualche modo fanno questa diciamo associazione tra la persecuzione degli ebrei e la persecuzione dei migranti. Ecco, l'accoglienza è importante, perché è solamente dalla nostra capacità di accogliere, dal nostro presupposto, che possiamo stabilire poi delle politiche che non squilibrino la nostra società. Quindi se c'è una volontà di integrare, si riesce anche a gestire questo problema. Bene, sostanzialmente quindi questa occasione della memoria deve essere un'occasione per rivendicare la diversità, per rivendicare la libertà, e penso che questo poi avviene nella maniera migliore nelle scuole pubbliche, perché è nella scuola pubblica che si costruisce il soggetto autonomo, il soggetto libero, il soggetto capace di libero giudizio, laddove appunto in altri regimi, in altri sistemi non si vuole questa libertà. E voi che siete addirittura in una scuola d'arte, penso che è proprio il punto di vista dell'artista, è quello che segnala la libertà di vedere il mondo, la libertà di vedere le cose come stanno. E quindi noi siamo contentissimi, crediamo che questa mostra e questo intreccio che c'è stato, con il supporto
di questa istituzione possa essere un momento utile per voi, per rivendicare, ecco, e costruire una libertà di idee, una libertà personale. Dunque, io rappresento un po' quello che è il gruppo di artisti, di singoli artisti, non siamo un gruppo, siamo un gruppo di singoli. Mi viene da dire una cosa, che siete fortunati a vivere in questa scuola d'arte, perché vi darà l'opportunità di concretizzare il vostro pensiero. Poi dopo c'è da dire che non è facile, no? Concretizzare. Non è facile essere liberi. Noi non abbiamo scelto 25 anni fa di non vivere d'arte, perché per non scendere compromessi. Si fa altro, non so voi cosa farete. Si fa altro per vivere, ma non da, non si, noi abbiamo deciso di non vivere di questo. Corriamo dietro da un anno a questa operazione dei 25 ogni mese, lo ripetevo prima Gianluigi, dove ogni mese bisogna festeggiare questa liberazione. L'ANPI a volte, cioè, non è facile per loro, per quelli che hanno subito, festeggiare, è più facile commemorare. Però la cosa giusta è quella di festeggiare, bisogna essere contenti di essere liberi, nient'altro. I lavori poi, quando saremo fuori, si parlerà dei vari lavori. Il lavoro che sono esposti sono fatti per questo spazio qua. Ogni volta sono stati lavori nuovi. Non è facile ogni mese pensare a un'operazione nuova, a un'installazione nuova. Quindi l'ultimo, questo è il penultimo, l'ultimo lavoro verrà fatto a Dongo, anzi a Musso, dove è stata fermata la colonna. Anche lì probabilmente abbiamo uno spazio completamente aperto e anche lì non so cosa andremo a fare, ci stiamo pensando. Però è una bella scommessa, ecco. Tutto qua. Buongiorno a tutti, io sono Alex Bombardiere, sono uno scultore e anche un insegnante. Ringrazio la preside per la disponibilità nell'esporre qui, ringrazio l'amico Gianluigi che mi ha invitato a partecipare. Porto la mia piccola testimonianza come diciamo, creatore, come artista. Devo dire che quando Gianluigi mi ha invitato sono stato molto, molto contento di partecipare per varie ragioni. Una ragione è sicuramente quella di familiarità con le tematiche che qui portiamo avanti. Ragioni familiari, un nonno partigiano, i racconti che da bambino ho sentito sulle angherie, su diciamo la fame, sulle battaglie fatte. E poi anche il fatto che un intervento in questo contesto è un intervento di cittadinanza. Fare una mostra qui per me è prima di tutto un atto di cittadinanza, dove posso portare il mio pensiero, il mio contributo sociale. Siamo in uno spazio, un liceo artistico, dove si forma un pensiero, come diceva Gianluigi, dove c'è la possibilità di coltivare delle capacità espressive che poi aiutano a esprimere meglio il proprio pensiero. Quindi siamo in uno spazio di grande libertà. E un po' vi invidio, diciamo, invidio anche la vostra età, la confronto con la mia esperienza fatta al liceo artistico ormai più di 20 anni fa. E quindi ritengo che questo spazio dovete viverlo proprio come uno spazio di apertura, di grande libertà su come vedere il mondo e su come affrontare il vostro futuro. Ho deciso di fare un piccolo intervento facendo una tela che vedrete fuori, che è dedicata ad una persona che non ho conosciuto, che si chiamava Agnese Caspani, era una staffetta partigiana. Ho ritrovato la sua foto in un archivio dell'ANPI della mia provincia, la provincia di Sondrio, che è un luogo molto legato alla resistenza, anche perché dopo il 43 era diventato il cosiddetto territorio destinato al ridotto alpino, dove i tedeschi dovevano rifugiarsi e dove la resistenza, diciamo, si è data molto da fare. Questa ragazza che vi dicevo è morta il 21 aprile del 45, quindi pochissimi giorni prima della liberazione,
e ritrovando questa immagine di una persona che non ho mai conosciuto, però ne ho visto il sorriso, ne ho visto la bellezza, la voglia di vivere, la voglia di, diciamo, di andare avanti nonostante le difficoltà affrontate. Quindi ho deciso di usarla un po' come un'immagine iconica da proporvi, un'immagine per creare un'opera aperta, un'opera dove potrete intervenire se vorrete farlo, lasciando il vostro contributo grafico, il vostro contributo testuale, lasciando la vostra opinione oppure il vostro pensiero riguardo ai valori vostri di questa età, di questa società, rispetto ai valori perpetrati da Agnese, che è morta anche per noi, anche per fare in modo che nascesse una Repubblica, grazie a questa volontà di contrasto al nazifascismo.